Di fronte alla fontana Daphne di recente installazione, stamattina sono apparse le telecamere di Rai 3 per riprendere la novità dei tamponi in piazza ad Arzignano in occasione del mercato settimanale del martedì. Un inviato della trasmissione Agorà ha ripreso in diretta le prime fasi della sperimentazione, portate in centro dall'UL Sottoberica con interviste ad alcuni dei presenti, alla dirigente dell'azienda sanitaria Stoppazzolo e al sindaco locale Alessia Bevilacqua, che ha lodato l'iniziativa e la buona partecipazione al primo giorno del tamponamento gratuito. Si tratta di test molecolari con esito non immediato come la tipologia rapida, ma che sarà sottoposto ad esame di laboratorio ad alta affidabilità. Per gli azignanesi che su base volontaria si sono sottoposti allo screening individuale, il risultato positivo o negativo sarà disponibile online entro le prossime 48 ore ad aderire 170, numero significativo, confida la portavoce dell'amministrazione comunale. L'attività di monitoraggio preventiva permetterà di individuare eventuali casi positivi e di tenere sotto controllo la diffusione della famigerata variante Delta.